Gaetano ha trovato uno dei nuovi ambasciatori della cucina italiana per la FIC. Beh, insomma, ti riconoscono, credo, il merito di essere uno dei cuochi che da tempo, e quindi non in epoca sospetta, ha puntato sulla qualità. Assolutamente, fin dall'inizio la ricerca dei prodotti del territorio, proprio per diffondere la qualità del nostro territorio, che sappiamo perfettamente che c'è una varietà inestimabile, che a volte viene messa in secondo piano. Allora è fondamentale tirar fuori e dare un messaggio alle nuove leve dei cuochi italiani, proprio per trasmettere queste peculiarità che il nostro paese porta avanti. Senti Gaetano, ma tu come concili la qualità della materia prima con le nuove tecniche di cottura, della trasformazione degli alimenti, che è un po' una delle caratteristiche dominanti degli ultimi anni nelle cucine italiane? Beh, allora, la ristorazione, i giovani hanno voglia di sperimentare, soprattutto hanno voglia di stupire un attimino con varie situazioni di testura, quindi abbiamo sempre la parte morbida, la parte più consistente, croccante, poi i contrasti di acidità, dolcezza e amaro, quindi questi tocchi completano le papille gustative e danno un attimino più di suggestioni ai nuovi clienti, perché il movimento è anche il rinnovamento della società. È chiaro che la nuova clientela è più giovane, cerca situazioni più innovative. E la conciliazione è semplice, l'importante è fare e seguire le giuste dosi e misure sulle cotture, per esempio il sottovuoto, la bassa olio cottura in bassa temperatura, la stratificazione, il discorso delle gelatine, della testura croccante, morbida, eccetera. È interessante, l'importante è farlo singolarmente per poi fare un buon assemblaggio ideale che possa suscitare curiosità e dare emozioni. Ecco, delle emozioni, che sono un po' la caratteristica dei tuoi piatti, in realtà entra in gioco tanto anche una tua specialità, che è quella della selvaggina. Sì, diciamo che più che selvaggina è il piccione. Il piccione da sempre in Toscana è sempre stato il principe negli arrosti, già nel periodo colombaccio, nel periodo dei Medici, e pian piano io ho iniziato negli anni 80, dove mia mamma faceva il piccione lardellato ma ancora non disossato, e ripieno con un battuto di carne e fegato di piccione, quindi lo teneva morbido, però era una cottura più tradizionale rispetto ad oggi. E in tutte le fasi negli ultimi 30 anni della mia carriera l'ho suddiviso stagione per stagione, abbinato con accostamenti ideali, tipo il caffè, il piccione e il caffè, perché la carne di piccione ricorda leggermente l'amaro, quindi l'amaro, la tostatura del caffè è interessante assieme. Non so, in questo momento lo sto abbinando alle castagne con l'olio montano, cioè un purè di castagna montato con olio e rosmarino, quindi esalta ancora di più l'animale. Prende tu la bassa temperatura col piccione? Sì, come da fare? Assolutamente, anzi, ecco, io certe tecniche, tipo la bassa temperatura, ora nella mia atelier, che si fa un pranzo per 20 persone, si cucina tutto espresso perché è tutto immediato e si percepisce più freschezza. La bassa temperatura la considero un ottimo diciamo escamotage per lavorare sui numeri, che non abbiamo errori, cioè non possiamo caricare un forno con 100 piccioni a quella temperatura, non sbagliamo un petto, non sbagliamo. Questo è benissimo, è bello per
un discorso di... Magari si perde un po' di, come dire, di caratteristiche. Cioè la battuta, diciamo, qual è? È quella di prendere un piccione, saldarlo in padella. È chiaro che non si può fare per 100 persone, ma io ricordo nei primi congressi dei Jeunes Retour de Roma, ho fatto il piccione, eravamo solo in due, tutto al momento per 150-200 persone. Lo stesso a Taormina, un evento importante, tutti sapevano del mio piccione, quindi addirittura qualcuno veniva in cucina, perché è una situazione molto bella, la ricerca è continua, mai fermarsi, anche sul piccione che è un piatto abbastanza tradizionale, ben collaudato, da tanti. Però credo che sia fondamentale, molto importante oggi seguire l'istinto della ricerca e soprattutto offrire il meglio che ci dà il mercato nella propria stagione.